Diletta Leotta, le foto insieme a Ryan Friedkin. Sono giorni che il mondo del gossip non fa che accendere i riflettori sulla loro storia d'amore, che secondo alcuni pettegolezzi, avrebbe trovato motivo di esistere solo per questioni di visibilità. E spetterà alla rivista Oggi, mostrare a tutti le foto esclusive che documentano per la prima volta la relazione nata tra la giornalista sportiva e il vicepresidente della Roma. Per Dago Spia la loro storia non si sarebbe del tutto conclusa, andandosi ad intrecciare con quella tra la giornalista e il noto attore Gianni Amen, che pare sia definitivamente giunta al capolinea. Eppure nonostante sia tanta la carne messa a cuocere, tutto continua a tacere. Nessuna conferma da parte dei due, neanche alla luce della bomba lanciata di recente da Dago Spia, che vedrebbe un terzo incomodo intromettersi in una situazione sentimentale già provata. Secondo il sito di Gossip, Khan avrebbe dunque scoperto tutto e messo a tacere la questione allontanandosi dalla bella bionda e dalla possibilità di poterla condurre all'altare in abito bianco. Sapete perché Diletta Leotta ha scaricato in fretta e furia Gianni Amen? Perché si è dedicata al ripasso degli highlights della Serie A, in compagnia di Ryan Friedkin. Per una settimana, i due hanno sfogliato gli almanacchi del campionato in un hotel des Charmes di Roma, si apprende sul sito. Dunque, anche alla luce della ricostruzione resa dalla rivista Oggi, scatterebbe un vero e proprio caso in merito a un presunto triangolo amoroso con Ryan Friedkin, figlio dell'attuale proprietario della Roma Calcio. Al contempo, Diletta di fronte alle telecamere di Striscia la Notizia con in mano il tapiro ha affermato, il matrimonio non è saltato, quelle che circolano sono solo voci, la storia d'amore è vera e sono molto felice. E ha poi aggiunto, c'è solo da fare le cose con i tempi giusti. Lui si è tolto dai social per questioni di business. Qualcosa non torna, e si apprende che le foto che ritraggono la giornalista sportiva in compagnia di Ryan risalirebbero al 20 dicembre scorso. Abbracci e baci che potrebbero mettere a tacere ogni dubbio, tutto tra una relazione lasciata alle spalle con il pugile Daniele Scardina e quella love story con l'attore turco Gianni Amen che sarebbe cominciata dopo qualche tempo. Spiegatemi perché, poi, una donna non può avere amici, ma sempre e solo amanti. Perché se incontro due volte un ragazzo simpatico per un aperitivo si parla subito di nuovo amore. Afferma Diletta su Instagram. Il resto è da scoprire.